Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora in Avi Reaction. Ragazzi, Gico con Melinda. Allora, Melinda ve l'ho già portata, Gico non l'ho mai portato, quindi questa è la mia prima reaction che faccio di Gico. La canzone si titola X5. Ragazzi, senza perdere molto tempo, andiamo subito ad ascoltare Gico con Melinda. Andiamo ragazzi. Sono curioso perché loro sono tutti e due rapper, quindi non so come sarà impostata la canzone, però andiamo. Ok. Vieni con un X5. Neanche un Q7 ti sarà. Wow. Andiamo qua. Ok, senza, dice cosa dice? Non morirò senza avere un Q5? Perché un Q7 non mi si addice? Qualcosa del genere. Penso che sia qualcosa del genere. Andiamo. Chi dice le bottine chi te le dà? Le bottine chi te le dà? Ok. Ragazzi, perdonate, però quando parlo in dialetto io veramente non capisco moltissime parole, quindi lasciatevi voi nei commenti, penso che sia così. Ok, pensavo sinceramente che Melinda cantasse il ritornello, invece Gico repasse, invece il contrario, Gico sta repando, Gico sta cantando il ritornello e penso che Melinda farà la parte rap. Andiamo. Wow, cosa fa la ragazza giapponese in questo video? Perché hanno preso una ragazza giapponese in questo video? Cosa c'entra con l'X5, con le bottiglie, con l'estate? Cosa c'entra? Non lo so. Andiamo, magari dopo. Andiamo. Ok. Wow. Adesso ragazzi abbiamo la lettura di Melinda. Che dire, Gico ragazzi, vi piace questo suo flow? È un po' un funny rapper, un po' che si diverte, la passa bene. A me piacciono questi tipi di rapper, quindi perché ce ne sono pochissimi, andremo a scoprire molto di più da lui. Andiamo ragazzi. Melinda, è passato un secondo e mezzo, subito a insultare. Subito. Wow, stai calma. È iniziato da un secondo. Subito, andiamo, Melinda, andiamo. Ragazzi, il flow di Melinda, perché lei, ragazzi, il flow di Melinda è americano al 120%. Neanche in America hanno il flow che ha lei. Ha un flow pazzesco, ragazzi. Andiamo. Shots, I hear him up, like to park in the club. E dice, ok, shot, spari. I hit him up come se fosse Tupac al club, perché Tupac ha fatto la canzone, il dissing a Biggie, Hit Him Up, che è considerato uno dei dissing più forti della storia, un dissing che ha fatto ammazzare sia Biggie che Tupac, prima Tupac, poi ha fatto ammazzare Biggie, quindi è considerato uno dei dissing più forti della storia. Lei dice, shot, I'm like Tupac, I'm like hitting up within the club, qualcosa del genere. Ok ragazzi, vede che lei è una cultura americana assolutamente. Andiamo. Ok, I hit him up, I'm like Tupac, I hit him up. E poi dice, vuoi diventare come Takashi 619. Ah, ok.
Non dire Tupac e Takashi nella stessa frase, evitiamo per cortesia di dire prima Tupac e poi Takashi. Andiamo. Ragazzi, sto fermando però. Ok, mi hanno detto le mie amiche che ce l'ha. Ok. Oh mio Dio, hanno fatto bene a far repare Melinda. Hanno fatto bene a far repare Melinda, perché ragazzi, il suo flow è pazzesco. Il suo flow è pazzesco. Andiamo con la nostra. Oh, tu non brilli neanche col Philip. Ok. Ok. Io sono così sexy, papi, wifi. What? Non ho capito bene questa parte, però ragazzi, Melinda è on fire in questa canzone. Andiamo. Oh, così vai veloce, prendi quell'X5 e solo dai gas. Va bene Melinda, non ce l'ho l'X5 però va bene. Ti devi alzare in piedi quando si parla di Melinda, perché quando si alza uno in piedi dimostra rispetto. E lei dice: ti devi alzare in piedi quando parli di Melinda, perché devi mostrarmi il rispetto. Okay. Cos'è quella roba lì? Cos'è? Oh mio Dio, cos'è? Ma immaginate uno che va al bar e balla così. Cos'è questa roba qua? Oh mio Dio, ragazzi, che canzone. Gico, cos'è quella mossa lì? Cos'è questa mossa qua? Oh mio Dio, ragazzi. Andiamo, ragazzi. Mi sto divertendo un sacco questa canzone. Andiamo. Ah ragazzi, è bellissima, il flow, il ritmo, Melinda che rappa, Gico che canta, è bellissima ragazzi, io mi sto divertendo un sacco, non so voi però io mi sto divertendo un sacco. Aspetta, però adesso ragazzi mi aspetto anche la parte che canta, che rappa Gico ovviamente. Assolutamente, c'è tutto il tempo, quindi assolutamente adesso mi aspetto una parte di Gico che rappa, poi sarà la finale. Diventerà virale questo nuovo ballo che fa lui col piede così. Io non riuscirei a farlo, però diventerà virale questo nuovo ballo che sta facendo. Mai visto nessuno. Wait. Ha detto che adesso si mette lui a repare, però lui ragazzi, faccio una fatica a capirlo, è immensa. Andiamo. Perché se non ti piace, ti piacerà l'Audi. Non l'ho capito. Andiamo. Prendi queste franca e come se fossimo a Sri Lanka, ha detto. Perché a Sri Lanka? Non lo so.
dico, mi stai tradendo, che vengo e gli sparo. Ok. È un po', allora, è un funny rap. Collegate le cose un po' così, non penso che ci sia una linea guida nel collegare le cose, perché è passato da divertirsi, champagne, X5, Audi, eccetera, a dire che una la tradisce e lui li spara. È un po' un funny rap, diciamo, per estate. Andiamo. Lui è di un'energia positiva, dà questo good vibes, ragazzi. È un rapper che, per quanto sto vedendo io che nel video è molto attivo, dà questa impressione bella, che si diverte, è energico, te lo trasmette. Questa è una cosa bella, è una cosa particolare che lui ha. Andiamo, ragazzi. Cosa dice? Vieni a? Oh, vieni, ragazzi, hanno fatto una bella canzone. Andiamo con l'X5, no, con l'X7 ti si addice. Okay. È un funny rapper, la parte di Melinda era molto molto bella, dove repava, aveva anche il collegamento dal punto di vista del lyrics, ok, delle parole. Invece la parte di Gico è un po' funny rapper, divertiamoci, nulla di pesante dal punto di vista delle scritture. Ok, ragazzi, penso che sia questo, sì, questo è tutto. Gico ha inventato un nuovo ballo, ci siamo divertiti. Melinda, come sempre, ragazzi, ha un flow pazzesco, pazzesco veramente, mi piace moltissimo. Lasciate voi nei commenti cosa ne pensate, penso che sia una canzone veramente molto molto carina d'estate. Io mi aspetto sempre questo tipo di collaborazione, ma con la musica rap, con la musica bella, rap d'inverno. Spero proprio che arrivino ancora, ragazzi. Lasciate voi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video, se vi fa piacere andate anche sul mio canale Instagram, così potete darmi dei suggerimenti o dei consigli, eccetera eccetera. Ciao a tutti, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ciao.